Una notte magica e diversa per la festa della patrona di Morano Calabro, la Madonna del Carmelo. Amministratori coraggiosi, quelli del Borgo del Pollino, che hanno proposto due diversi concerti di alto livello qualitativo. I Sing Swing in Piazza Maddalena, per il pubblico di tutte le età, in prima serata. E la cantautrice Mariella Nava a mezzanotte dinanzi alla Chiesa del Carmelo, festeggiata per l'occasione in concomitanza con il compleanno del direttore artistico del Peperoncino Jazz Festival, Sergio Gimigliano, autore del Miracolo Estivo calabrese. Come mi vuoi? Strana disonesta e anche un po' maldestra. Come mi vuoi? Compro le tue idee, ma dammi quel che resta. Come mi vuoi? Un poco esagerata o anche sfortunata. Brividi ed emozioni nella notte in cui il Pollino arde come un vulcano. L'autrice pugliese, scrittrice di testi resi famosi dai più grandi interpreti della musica leggera italiana, esegue in acustico al piano e alla voce, accompagnata da Sasà Calabrese al contrabbasso e Salvatore Cauteruccio alla fisarmonica, i suoi brani che raccontano del tempo inquieto che corriamo, ma anche del farmaco più potente che esista, in grado di guarire tutto, l'amore. È davvero un tempo inquieto quello che viviamo? Direi molto inquieto, molto agitato, è un momento di cambiamento probabilmente, di natura proprio socio, è un cambiamento di natura socio-economica. Per cui siamo tutti chiamati a contribuire a questo cambiamento in positivo. È difficile pensare dal buio di vedere la luce, trovarla e farla vedere anche a chi non riesce a individuarla, però è il nostro compito, il compito anche dell'arte, farla vedere. Lei è quasi una guida all'interno della canzone italiana, del cantautorato italiano, non ha lunga esperienza, ma esiste ancora il cantautorato italiano? Lei ne è una rappresentazione, quindi indubbiamente sì. Penso di sì, fortunatamente sì, la musica non si ferma, magari cambia un po' il suo aspetto, si contamina di nuove cose fortunatamente, quindi insomma va avanti. Forse l'industria discografica non segue, ma la musica cresce, continua, sa trovare i suoi spazi, le sue feritoie per sopravvivere. Quindi io sono anche qui, anche in questo senso, sono molto ottimista. Una donna capace di leggere la società contemporanea è Mariella Nava, che sa indagare l'universo femminile e che con la sensibilità che le ha ispirato Spalle al muro, dedicata al mondo degli anziani, guarda alla vecchiaia del paese così come alla sua giovinezza, capace di ricostruire con la speranza un paese a pezzi. La donna nella musica invece, nella società odierna, come la vede lei? La donna nella musica è una donna coraggiosa, una donna che vuole anche imporre un po' la sua personalità, che vuole anche gridare, non dice più le cose sommessamente, le dice a gran carattere. E quindi anche la musica diventa magari un po' più rock, anche il cantautorato si veste di rock. E vedo la nuova generazione molto impegnata in questo senso, insomma, a denunciare. Forse deve scegliere le parole più giuste per dirlo. Vedo alcune volte che è un po' più propensa a guardare il vestito, l'arrangiamento, il suono che deve essere un po' aggressivo, no? Un po' forte,
le parole sono un po' meno ricercate. Io insomma propongo, almeno suggerisco, di impegnarsi un po' di più, cioè di avere più coraggio anche nella scelta delle parole. È un paese vecchio con le spalle al muro, come lei scriveva nella canzone resa famosa anche da Renato Zero? Beh, è un paese ricco di anziani e io ritengo che sia veramente una fortuna, perché alla greca maniera, alla loro filosofia, io li intendo come un tuffo nel passato per capire anche il nostro presente e gli errori da non fare più, quindi la saggezza, no? Il vecchio di Seneca, com'era? Io penso proprio che si possa imparare tanto dai nostri anziani, che non vadano emarginati, che non vadano lasciati soli, che vadano pensionati, però remunerati, ecco, giustamente, perché devono essere ancora autosufficienti, attivi e molto vigili su quello che poi è appunto il nostro stesso tempo. Al muro, quando gli anni son fucili contro, qualche piega sulla pelle tua, i pensieri tolgono il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita, scendi piano dai ricordi in giù, lasceranno che i tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti. Diranno che sei vecchio, con tutta quella forza che c'è in te. Vecchio, quando non è finita, hai ancora tanta vita e l'anima la grida e tu lo sai che c'è. Ma sei vecchio, ti chiamerà vecchio, e tutta la tua rabbia viene su. Vecchio sì, con quello che hai da dire, ma vale 4 lire, dovresti già morire, tempo non ce n'è più, non te ne danno. Qual è il pensiero che rivolge invece ai giovani? Che bisogna darsi sempre da fare quando si è giovani, non pensare che sia facile e semplice la vita. Forse è stata costruita un'immagine ai loro occhi impropria, quindi non è mai stato semplice per nessuna generazione farsi strada e scrivere la propria storia. In questo tempo ancora di più, secondo me. Quindi forza ragazzi! Il tempo e il mondo è tutto vostro, insomma, dovete soltanto capirne il significato e poi riuscire a rompere ancora una volta le regole, le righe, per far sì che il futuro sia migliore di quello che abbiamo avuto noi, insomma, che vi abbiamo preparato. Perché per amore che siamo qui anche questa sera, per amore di una festa, per amore di tutto quello di buono che ci può dare anche una terra bellissima come questa, come Morano, ecco, per amore.